Ciao ragazzi, ancora una volta bentornati nel mio canale. Questo è l'ultimo video dell'estate e insomma ricomincerò a settembre, per cui ho deciso di fare una cosa un po' particolare. Premetto che questo video è fatto semplicemente per divertimento, anche perché fondamentalmente è una sega mentale allucinante che mi sono fatto l'altro giorno. Fin da piccolo mi chiedevo come funzionassero determinati mostri e determinati personaggi da un punto di vista zoologico nei cartoni. E oggi ho deciso di esternarlo a voi e quindi... chi è cazzo è che si domanda com'è la biologia di un mamecciano? Presente. Ci sono delle cose che proprio non mi sono mai andate giù di questo popolo, perché non ne capivo e oggi ho deciso che magari qualcosa ci capivo, e anche voi forse, ma non lo so, e neanche io mi sa che l'ho capito, però vabbè. Dunque, Namek è un pianeta che si presenta piuttosto simile alla Terra, se non per il fatto che non ci sono veri e propri continenti, ma molte isole sparse più o meno grandi. Questo forse è dovuto al cataclisma cui i namecciani fanno spesso riferimento. La vegetazione non è molto diffusa sempre a causa di questo cataclisma, e le piante di Aegisthus sono coltivate da namecciani proprio per reintrodurle in natura e avere di nuovo le foreste. Ho organizzato in tre punti il discorso riguardo alla biologia dei namecciani. Partiamo dal primo. Cosa mangiano i namecciani? Niente, perché non mangiano cibo solido. Bevono e basta, cioè il loro sostentamento deriva dall'acqua. L'acqua è importantissima, specie per un organismo che vive sulla terra e che quindi deve lottare costantemente contro la disidratazione. Però la cosa che ho sempre pensato è: perché se i namecciani bevono l'acqua come unica fonte di sostentamento, allora hanno un apparato boccale che ricorda quello di un uomo? La cosa che ho pensato è: perché se si nutrono esclusivamente di acqua non hanno un apparato boccale, che so, adunco, assucchiatore? Perché se così fosse sarebbe più efficace innanzitutto l'assunzione d'acqua, sarebbe stato un vantaggio per loro avere un apparato boccale tipo quello delle farfalle, perché l'aspiratromba gli permette, allungandosi, di arrivare al nettare dei fiori con tranquillità. Quindi non saprei come è andata l'evoluzione dell'apparato boccale dei namecciani. Forse è diverso dentro, non lo so, non ne ho mai sezionato uno, quindi non lo posso sapere. Altra constatazione, sempre sulla nutrizione, è che non ci sono esseri viventi che si nutrono esclusivamente di acqua. Se uno volesse essere pignolo, dice: ma le spugne sono filtratrici, hanno praticamente dei pori attraverso i quali, però non è che si nutrono di acqua, la filtrano e trattengono con delle cellule flagellate dette coanociti le particelle nutritive in sospensione, e quindi hanno sostentamento con quelle. Ci sono però degli animali che effettivamente si nutrono di liquidi. Un esempio sono gli animali emofagi, cioè che si nutrono di sangue. Il sangue è un tessuto molto nutriente, però è molto nutriente nella sua parte corpuscolata, perché come sappiamo il sangue ha una parte liquida, il plasma, e una parte più corpuscolata, e quella è la parte nutriente del sangue, non il plasma. Quindi gli adattamenti per avere un'efficace vita da emofago sono due. Uno, sei molto elastico e quindi ti può permettere di assumere grandi quantità di sangue e di fare una cernita successivamente. Infatti, appunto, non ti serve a niente o a poco più il plasma, a te interessa la parte corpuscolata, per l'appunto. Questo adattamento lo si può vedere in secche e sanguisughe, che hanno una parete del corpo molto estensibile e che gli permette di ingurgitare grosse quantità di sangue. L'altro adattamento è quello, ad esempio, dei pipistrelli vampiro. Lappano il sangue dalla ferita aperta e in sostanza hanno dei reni potentissimi che cominciano a filtrare il sangue già mentre lo stanno bevendo. Questo perché per ottenere una parte nutriente sufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale dovrebbero assumere una grande quantità di sangue, a tal punto che non riuscirebbero ad alzarsi in volo. Di conseguenza i reni filtrano subito la parte corpuscolata e permettono al vampiro di liberarsi. Ciò succede urinando. Infatti il vampiro inizia subito a pisciare non appena inizia a lappare il sangue. In questo modo il vampiro riprende una quantità di nutrimento sufficiente ed è ancora abbastanza leggero da alzarsi in volo. Un altro esempio di questo tipo sono gli afidi. Gli afidi si nutrono della linfa delle piante. Linfa delle piante è ricca in glucosio, e quindi il glucosio e comunque i carboidrati in generale sono le sostanze di riserva degli organismi. Tuttavia le sostanze importanti per la crescita sono le proteine. Infatti le proteine sono i veri e propri mattoni della vita. La linfa è ricca in carboidrati ma carente in proteine. Ci sono, ma ce ne sono poche. Di conseguenza l'afide deve succhiare una grande quantità di linfa
prima di arrivare a un quantitativo buono di proteine. Si è inventato un meccanismo che è quello di fare la melasa. Infatti, come fallout metabolico, l'afide butta fuori tutto il glucosio in eccesso sotto forma di cere o sostanze zuccherine. Cosa c'entra tutto questo con i namecciani? Ho pensato forse che l'acqua di Namek è diversa dall'acqua della Terra. Infatti un altro pianeta potrebbe benissimo essere che quell'acqua è abbastanza ricca in sostanze proteiche e che quindi i namecciani riescono a soddisfare il loro fabbisogno nutrizionale bevendo semplicemente acqua. Certo è che non so quale strategia abbiano usato, cioè filtrano subito l'acqua e se ne liberano oppure ne assumono grandi quantità. Mi viene da pensare che sì, effettivamente i namecciani hanno il corpo estensibile, come abbiamo visto molte volte, possono allungare le braccia e magari hanno una parete corporea molto elastica come quella delle sanguisughe. E poi francamente non ho mai visto né pisciare né sudare zucchero a un namecciano, quindi boh. Un fatto singolare è che nonostante la dieta dei namecciani sia solo basata sull'acqua, il piccolo Daimao, cioè al Satan nell'anime, che è il babbo di Junior, quando era sulla Terra mangiava gli insetti. C'è chi dice che lo facesse solo per proprio gusto personale, perché magari gli faceva sgranocchiare perché era attivo. Però io ho pensato, e se l'acqua della Terra fosse appunto carente in proteine e che quindi lui compensasse questa carenza di proteine nell'acqua terrestre mangiando gli insetti, che come ci insegna Bear Grylls sono ricchi di proteine? Non lo so, non lo sapremo mai. Un'altra osservazione riguardo alla nutrizione dei namecciani è il fatto che hanno la pelle verde. Bella storia, direte voi. Eh no, scusate, c'è un motivo. E che vuol dire? Beh, potrebbe voler dire che in alcuni dei loro tessuti ci sono dei simbionti. Ad esempio, alcuni idrozoi, parenti delle normali meduse, formano delle simbiosi con delle alghe unicellulari, le zooclorelle o le zooxantelle, e quindi c'è una mutua partecipazione alla nutrizione delle due. Infatti ognuno dà qualcosa all'altro e i namecciani potrebbero aver sviluppato questa simbiosi per soppesare la mancanza di determinati nutrienti che dall'acqua non riescono ad avere. Tant'è che comunque per fare la fotosintesi su Namek c'è la possibilità, perché di soli non ce n'è uno ma tre. Un altro aspetto interessante della vita dei namecciani è quella che ci sono due tipi di namecciani, pur essendo appunto tutti appartenenti alla stessa specie, ed è la casta dei guerrieri, come ad esempio Nail, Piccolo, eccetera, e la casta dei maghi, come ad esempio Dio, Muri, eccetera. Gli uni sono specializzati di più in magia e guarigione e gli altri più appunto in poteri legati al combattimento. Si tratta appunto di due fenotipi della stessa specie, cioè due diverse forme in cui si manifestano gli alleli. Considerato che si vedono, perlomeno nella saga di Freezer, più namecciani maghi che namecciani guerrieri, mi viene quasi da dire che i namecciani guerrieri siano appunto l'allele recessivo, ma non ho idea. La comparsa di questi due fenotipi differenti mi fa pensare a un caso che è quello dei salmoni. I salmoni argentati infatti vivono appunto nell'oceano, ma risalgono i fiumi per accoppiarsi. Quando risalgono i fiumi ci sono dei maschi che sono già maturi a 2 anni e sono i cosiddetti jack, e invece i maschi che sono maturi a 3 anni e sono i cosiddetti hooknose, che sono più grossi circa del doppio dei jack. Questi due fenotipi di salmoni, pur essendo tutti e due salmoni argentati, hanno appunto caratteristiche totalmente diverse e il loro destino è deciso, diciamo, geneticamente. In sostanza gli hooknose cercano di fecondare le uova delle femmine scacciando i rivali in virtù della loro mole. I jack cercano di fecondare le uova delle femmine in virtù del fatto che sono più piccole e quindi si insinuano meglio tra gli hooknose che stanno facendo a botte. La fecondazione avvenuta, c'è un bilancio tra i due che comunque assicura che ci siano una parte di figli hooknose e una parte di figli jack. Nei namecciani sembra la stessa cosa, anche se francamente non so vedere quale vantaggio evolutivo ci sia stato nel formare appunto queste due cosiddette caste. In termini di vantaggio evolutivo e riproduzione parlo infatti dell'ultimo aspetto dei namecciani, che è quello della riproduzione. Come si riproducono i namecciani? Sputando un uovo dalla bocca. Questo lo sappiamo tutti. La domanda è: esistono animali che partoriscono dalla bocca? Manco per idea. Però ci sono delle correlazioni interessanti. Un esempio è il pesce minatore. La femmina di questo pesce, una volta deposte le uova, le tiene in bocca per proteggerle. Ogni tanto le sputa per poterle areare in modo che ci sia ricircolo d'acqua e che l'embrione viva in modo ottimale, e poi le riprende in bocca. Quando gli avannotti si schiudono, appunto li lascia liberi oppure li tiene ancora un po' nella bocca per proteggerli. Non è un vero e proprio parto dalla bocca, però vabbè. Un caso però ancora più singolare è quello di una rana. Una rana australiana, scoperta in due specie nel 73 e nell'84.
dice che a metà negli anni 80 era già estinta per un fatto, diciamo, legato alla distruzione del suo habitat. Pare che ci sia un progetto da parte delle università australiane per riportarla in vita, mettendo appunto cellule morte di campioni conservati in musei in cellule riproduttive di altre rane imparentate viventi. Gli scienziati sono riusciti a fare pochi embrioni, che però sono morti poco dopo, tuttavia c'è la conferma che questi embrioni contenessero almeno una parte del codice genetico di questa rana. Quindi la speranza c'è. Non perdiamoci in chiacchiere. Che cosa faceva questa rana di particolare? Semplicemente era una rana ad incubazione gastrica. La Rhinobatrachus, infatti, subito dopo aver deposto le uova, le ingoiava. E le uova andavano nello stomaco. Ora, lo stomaco ovviamente produce succhi gastrici. Quindi la rana aveva degli inibitori della produzione di questi succhi gastrici che altrimenti avrebbero dissolto le uova. Oltretutto, per i 6 mesi, mi sembra, in cui la rana incubava le uova nello stomaco, non mangiava. Di conseguenza lo stomaco si trasformava in una sorta di sostituto dell'utero. Talvolta la massa di uova era talmente voluminosa che allargava lo stomaco e schiacciava i polmoni, al punto che non potevano più essere usati. E meno male le rane sono capaci di fare la respirazione cutanea, se no addio. Quando le uova si schiudono, la rana rigurgita i piccoli già formati. Non è proprio come una Mecciani, ma vabbè. Tutto ciò sarebbe meraviglioso se non ci fosse una domanda più precisa. Cioè, come si formano le uova dei namecciani? In altre parole, come cazzo si riproducono? Io francamente ho sempre pensato che i namecciani fossero partenogenetici. La partenogenesi è lo sviluppo di un individuo nuovo a partire da un uovo che non viene fecondato. In pratica non c'è unione di gameti maschio e femmina. C'è solo un uovo che con dei meccanismi genetici riesce comunque a soppesare la mancanza di un altro gamete e quindi porta allo sviluppo di un nuovo individuo. In sostanza non c'è bisogno di accoppiarsi perché un organismo è pienamente in grado di produrre figli quando è maturo. Diverse specie di animali sono partenogenetici. Due esempi lampanti sono gli insetti stecco e alcune lucertole addirittura. Nelle specie partenogenetiche tutti gli esemplari della specie sono femmine, cioè non esistono maschi, il che è un po' disorientante perché i namecciani in effetti hanno tratti maschili, muscoli sviluppati, voce bassa, eccetera. Potrebbe essere una sorta di partenogenesi maschile. Non c'è dato sapere come sia la concezione di maschio e femmina negli altri pianeti. Di conseguenza tutto può essere. Toriyama disse che i namecciani avrebbero potuto essere degli ermafroditi. Gli ermafroditi possono essere di due tipi, sufficienti e insufficienti. Gli ermafroditi sufficienti sono capaci di autofecondarsi, mentre invece gli ermafroditi insufficienti non lo sono. L'ermafroditismo però è diverso dalla partenogenesi, perché mentre nella partenogenesi non ci sono fusione di gameti, cioè non si uniscono lo spermatozoo e l'ovulo, nell'ermafroditismo invece succede come? Il vantaggio ipotetico sta nel fatto che ognuno ha sia spermi e sia ovuli. Di conseguenza, se si accoppia con uno che ha sia spermi sia ovuli, tutte e due rimangono incinte, quindi la specie è più prolifica. Tuttavia ci sono alcuni ermafroditi che sanno appunto autofecondarsi. Ad esempio le tenie. Le tenie è difficile che incontrano un loro simile nello stomaco di un bue o di una capra o di una vacca o quel che è. Di conseguenza hanno messo in atto questa strategia per potersi riprodurre assicurando lo scambio di gameti e quindi un ulteriore successo evolutivo, pur rimanendo appunto da soli nello stomaco di un bovino. I namecciani potrebbero essere capaci di autofecondarsi, quindi di essere ermafroditi sufficienti. Tuttavia è una cosa che secondo me non regge, perché è un meccanismo che uno fa quando ci sono, diciamo, delle scarse popolazioni. I namecciani sì, sono pochi, c'è pochi villaggi, ma comunque sono organizzati in società e secondo me non avrebbe senso. Qualora i namecciani fossero invece ermafroditi insufficienti, allora la cosa si farebbe più sinistra. A quel punto infatti i namecciani avrebbero bisogno di copulare e dopo aver visto appunto diverse foto in cui le chiocciole copulano, insomma è piuttosto schifoso immaginarsi come potrebbero fare due alieni verdi con le antenne. Tra l'altro, e vi lascio con questa curiosità, non sarebbe l'unica cosa che hanno in comune i namecciani con le chiocciole. Infatti i namecciani hanno la prima cosa che salta all'orecchio, sono le antenne sensorie, che sono appunto degli strumenti di percezione dello spazio notevoli, come abbiamo visto nell'anime e nel manga. Come i gasteropodi hanno delle grandi capacità rigenerative, infatti vediamo appunto gli uni che si stacca braccia e li ricrescono, insomma. Potrebbero avere forse, e dico forse, il modo di riprodursi simile, hanno anche i nomi simili. Mi spiego meglio, in pratica la maggior parte dei namecciani ha nomi ispirati a questo tipo di molluschi. Basta pensare a Nail. Nail viene dall'inglese snake, che vuol dire chiocciola. Lord Slug viene dall'inglese slug, che vuol dire lumaca. Cargot, il fratello di Dende, che muore malamente subito, invece si ispira all'escargot,
cioè le chiocciole mangiano in Francia. Dende, invece, ha un nome che si rifà a Dendenmushi. Gli studiosi giapponesi mi perdonino se non ho azzeccato la pronuncia, che pare sia un sinonimo di chiocciola. Katatsu, quello che è, diciamo, il padre dell'essere che scindendo si è dato origine al piccolo Daimao e al dio della terra, prende il suo nome da Katatsumuri, che significa chiocciola per l'appunto. Muri, uno dei saggi di Namek, che poi diventerà il supremo di Neonamek, prende invece il nome dal Murice, che è un gasteropode marino. Bene, non ho molto altro da dire sui namecciani, penso però di aver parlato anche troppo. Io spero che il video vi sia piaciuto, mi sembrava una cosa piuttosto simpatica da fare e che volevo fare da tempo, quindi spero vi siate divertiti quanto me a farlo. Sì, a farlo, poi lo devo montare, lì partiranno i moccoli. Quindi vi auguro una felice estate, fate tutto quello che vi piace, bene, divertitevi. E un'ultima cosa, ho messo la pagina Facebook, quindi mettete mi piace, condividete i video, fate tutto quello che fareste se voi foste nel mio posto. E quindi ciao.